Imprenditori, associazioni di categoria, ordini, collegi professionali e sindacati hanno affrontato a Teramo, nella sede della Camera di Commercio, i temi prioritari per il rilancio economico del territorio. L'incontro è stato promosso dal deputato Antonio Zennaro in vista della prossima stesura della legge sul bilancio. Questo territorio ha bisogno di tante cose. Lei per cosa si batterà? Per riportare quali vantaggi? Beh, sicuramente abbiamo un tema di rilancio economico delle nostre imprese, a partire ad esempio dalla ricostruzione. Ci sono tanti fondi che oggi non sono spesi, quindi dovremmo utilizzarli meglio per far ripartire proprio le piccole e medie imprese. Poi ci sono anche temi legati al rilancio della Val Vibrata, quindi un altro tema, ad esempio dovremmo lavorare per far arrivare quei fondi ad esempio alle infrastrutture, quindi per migliorare anche tutto il lato strade. E poi c'è il tema delle scuole. Tante scuole, ad esempio anche a Teramo città, oggi non hanno tutta una serie di parametri, ad esempio sull'antisismico, quindi su questo lavorerò in primis proprio per portare i fondi necessari per far ripartire tanti progetti che oggi sono fermi. Il focus degli imprenditori teramani si è concentrato sui temi della ricostruzione e sulle difficoltà dell'accesso al credito. Qual è la vostra difficoltà principale come piccoli artigiani, come piccole imprese? L'accesso al credito non è facile, nonostante noi come Convidi garantiamo addirittura fino all'80% con l'aiuto del Meglio Credito Centrale. Il nostro Convidi Intercredito è uno dei più grossi conviti del centro sud, e quindi eppure ci sono difficoltà. Il lavoro è quello proprio di destinare risorse per ad esempio dare le garanzie in maniera tale che poi le banche siano agevolate. Sto lavorando anche insieme al governo sulla futura banca del Mezzogiorno, perché è una banca dedicata proprio a un tessuto di piccole e medie imprese fatto da artigiani, commercianti, pescatori, agricoltori. È fondamentale, se no si rischia sempre la solita situazione per cui un'impresa va a chiedere finanziamento e poi il fido viene valutato magari in un ufficio del nord Italia, non conoscendo poi la storicità, la storia dell'impresa, il lavoro che è stato fatto fino adesso. Quindi si va a spersonalizzare tutto quello che è un tessuto imprenditoriale che ha una lunga storia.